Buongiorno amici di Aventura e buongiorno amici di Mondo Radio. Grazie Mondo Radio per questa opportunità che mi stai dando di poter raccontare al grande pubblico l'Italia segreta che sto trovando giorno dopo giorno. Oggi sono a Brindisi, non ho fatto molta strada da ieri ero a Lecce e mi sono addentrato all'interno del centro storico di questa città che è molto poco conosciuta, ma peccato perché merita. Dobbiamo dire la verità, non è comparabile alle grandissime città italiane, ma merita davvero di essere vista almeno un giorno. Il primo di questi tesori che Brindisi conserva è il Palazzo Granafè in Ervegna, all'interno del quale c'è una caffetteria che mi ha ospitato per presentare il mio libro Scuola di Viaggio. Questo palazzo conserva delle opere d'arte che meritano di essere viste ed è il primo punto che vi consiglio di visitare. Il secondo punto che vi consiglio, già che siamo all'interno del centro storico, è proprio le colonne romane. Non sono proprio delle colonne, o meglio, una è una bellissima colonna con un capitello spettacolare e la seconda è la base di una colonna. La colonna vera e propria non c'è e sapete che fine ha fatto? È stata trasportata in piazza Sant'Oronzo a Lecce ed è proprio quella colonna alla cui estremità c'è Sant'Oronzo. Perché sia successo non lo so. Se l'abbiamo rubato, ce l'abbiano regalata, non lo so. Ma fatto sta che la colonna più famosa di Lecce era di Brindisi. A questo punto non so perché non ci siamo presi anche la base. La cattedrale è un altro bel punto da visitare. Purtroppo era chiusa per lavori di ristrutturazione, ma a breve aprirà. Ed è sempre un piacere entrare in una cattedrale, soprattutto una cattedrale italiana, che non ha molto a che spartire con la maggior parte delle cattedrali fuori dall'Italia. Permettetemi di dirlo, dopo aver visitato 43 nazioni, non ne ho trovate di cattedrali belle come quelle italiane. Un'altra grande sorpresa è stato vedere che al di sotto del Teatro Comunale, che si trova nella stessa piazza del Palazzo Granafè in Ervegna, vi sono degli scavi della Brindisi antica. È stato un qualcosa che mi ha sorpreso negativamente, nel senso che non ricevono la giusta attenzione e la giusta visibilità. Un qualcosa che non si può non vedere è l'insieme dei resti dell'acquedotto romano, che all'inizio io erroneamente pensavo che fossero i resti delle mura della città. Invece è proprio quel sistema di trasporto idrico che ha reso grande la città di Brindisi. E c'è un qualcosa che ho scoperto, che proprio accanto a quell'arco bellissimo che si chiama Porta Mesagne, erano conservate le vasche di mare dell'acquedotto di Brindisi. Il legame tra Brindisi e il mare è indissolubile, tant'è che il centro storico culmina con il lungomare, che è molto bello, e una volta che si è là, non solo alla sua sinistra è facilissimo vedere un porticciolo, ma anche dei pescherecci, e mi è sembrato di vedere una barca militare, ma anche di fronte al lungomare si trova l'altra parte di Brindisi, alla cui punta c'è il monumento al marinaio. Originariamente era stato costruito dal regime fascista per omaggiare la vittoria della Prima Guerra Mondiale, tant'è che sulle pareti si possono trovare ancora i fasci di vittori. Come non nominare il castello di Brindisi? Purtroppo il viaggio che sto facendo non mi permette di visitare ogni cosa di ogni città, quindi ho dovuto sacrificare il castello, ma dalle foto che ho potuto vedere non si può saltare. E tutte le informazioni che ho recepito avrei potuto studiarle attraverso un documentario, attraverso Wikipedia, ma ho deciso di apprenderlo attraverso la condivisione di un appartamento con Couchsurfing, che racconto bene nel mio libro Scuola di Viaggio. È una comunità di persone che mettono a disposizione un luogo in cui dormire con chi ha bisogno di dormire. Attenzione però, perché non è scroccare un posto in cui dormire ed evitare di andare a pagare in un hotel. Questo è secondario, ma la parte principale del progetto è lo scambio culturale. Lui ti accompagna a visitare la città, lui ti dedica del tempo e tu gli dedichi del tuo. Gli puoi raccontare quello che fai nella tua vita, se lui sta imparando la chitarra e tu la sai suonare, gli fai una lezione di chitarra, o se sai cucinare gli insegni un piatto tipico e nello stesso tempo dormi a casa sua. Mi sento di ringraziare profondamente Dario che mi ha ospitato ed è stato un anfitrione eccezionale, in una parola perfetto. Grazie Dario e grazie a tutti voi per avermi ascoltato. Il viaggio all'interno di Brindisi termina qui. Sul sito web aventura.net trovate una trentina di immagini che vi faranno conoscere Brindisi ancora meglio. Se vi piace questo progetto di raccontare l'Italia segreta, non dimenticate di condividere questo racconto sui vostri social network e di seguire le pagine ufficiali di Aventura e di Mondo Radio. Vorrei concludere con una curiosità. Il capitello che tanto elogiato prima, che si trovava sulla punta della colonna romana, è una copia. L'originale è conservata nella sala principale del Palazzo Granafè in Ervegna. Ci vediamo al prossimo appuntamento con Giovinazzo, in provincia di Bari. Ciao!